Eccomi, allora versione rapida su come creare più account con Chrome o comunque su Google. Partiamo appunto da Chrome. Devo innanzitutto creare un account se non c'è. Se invece ho già un account devo accedere. Per accedere posso o scegliere un servizio di quelli presentati dalla console di Google, o cliccare Gmail, oppure digitare Google e mi compare il tasto accedi. Usiamo questo metodo, accedi. Mettiamo il nostro email, che sarebbe l'account, avanti. Mettiamo la nostra password, avanti. Vuoi salvare la password? No, grazie. A questo punto sono entrato con il mio account Google e se vedete mi presenta un'icona qui, e questa è la parte della schermata Google, e un'icona qui, che questa è la parte del profilo Chrome. Ora facciamo finta di tornare nella home page. Ora non c'è il tastino home, come a me piace lo metto, impostazioni. Aspetto, mostra pulsante home e così mi compare la casetta. Per aggiungere un secondo account, sistema rapido, a volte è l'unico possibile, mi posiziono sull'icona di Google e faccio aggiungi un altro account. Mettiamo un altro account. Classico indirizzo email Gmail, password, via. Non ora e conferme. A questo punto sono entrato con il secondo account. Se notate però l'icona di questo account, nonostante ce l'hai N perché è la mia iniziale, differisce dall'altra del profilo di Chrome. Questo disallineamento può provocare dei problemi, specialmente per chi usa G Suite a un certo livello. Mi sto riferendo ai docenti, ai professori, agli insegnanti. Quindi questa è un'opzione che si può fare, ma non è la migliore. Qual è la migliore invece? Rifacciamo, questa volta usciamo dall'account. Dunque, facciamo esci da tutti gli account, ok. Devo riaccedere con il precedente perché altrimenti è come se fossi non fossi all'interno di Google. Qui siamo, diciamo, nella situazione con un unico account. Il metodo più giusto con Chrome per aggiungere gli account è partire dal profilo di Chrome e facendo aggiungi, questa ultima voce del menu. Qui si può mettere un nome, posso scegliere un'icona di queste, ma se è gestito dall'istituto probabilmente questa verrà bypassata. Ci chiede se vogliamo personalizzare Chrome, possiamo seguire la procedura oppure fare accedi direttamente. Facciamo inizio, sì, tanto per vedere cosa compare. Possiamo importare le app, in questo momento non mi interessa. Possiamo scegliere uno sfondo di quelli che vengono proposti. Saltiamo. Ci chiede se vogliamo attivare la sincronizzazione, che vuol dire importare tutte le impostazioni che abbiamo su un altro computer che utilizziamo da qualche altra parte, tutte le estensioni, eccetera. In questo momento non mi interessa.
E a questo punto ho avuto accesso al secondo, o meglio, ho creato il secondo profilo di Chrome. Se vado su Gmail, naturalmente mi chiede di accedere perché io ho fatto accesso al profilo ma non all'account Google, quindi dovrò accedere con il nuovo account. Avanti, la password. Potrebbe venire richiesto se è la prima volta che si fa, diciamo che viene impostato l'account, ecco esattamente, tanto la password non mi interessa salvarla. Questo qua vediamo se riesco a bypassarlo per adesso. Confermiamo così com'è. E quindi sto accedendo con a Gmail con il mio secondo account. Qual è la differenza tra i due metodi esposti, cioè tra l'account via Google e l'account via profilo Chrome? Intanto la cosa interessante è che io posso fare uno switch da un account all'altro semplicemente andando a cercare il secondo account qui. Io vengo passato al secondo account e posso fare questa cosa rapidamente quante volte voglio. Qui purtroppo confonde perché c'è sempre la M che sembra lo stesso account, ma in realtà io sto passando da un account all'altro. Questa è la M più scura, vedete, e che è quella di diciamo, la mail personale. Se invece passo a quella della scuola, vedete che passa istantaneamente sull'altra mail. Ma c'è di più, perché se io chiudo Chrome mi ritrovo con due icone sul desktop che sono le due icone del profilo creato su Chrome. Quindi quando io voglio aprire Chrome e sono l'utente 1, utilizzerò il mio account. Se sono l'altro utente utilizzo penso, non so, a fratello e sorella o papà e figlio, eccetera. Questo è il metodo più giusto per utilizzare gli account su Google. Se però uno non vuole utilizzare Chrome perché si trova meglio con Safari, Firefox, eccetera, nessuno glielo impedisce ovviamente. Possiamo fare un esempio con Internet Explorer, anche se ormai è obsoleto. Però vedete che qui chiaramente con qualsiasi altro browser non c'è la possibilità di creare un profilo Chrome perché Google è proprietà di Chrome, o meglio Chrome è proprietà di Google, e quindi non è possibile creare un profilo su un browser Microsoft o su un browser Apple, eccetera. L'unica opzione che c'è qui purtroppo è solo quella di fare aggiungere un altro account con questo metodo, che va benissimo per controllare le mail e quant'altro su tramite, cioè su internet. Ad esempio adesso provo a inserire qui l'altro, che è Gmail. Ecco fatto. E qui chiaramente per passare da uno all'altro posso usare questo metodo, però spesso fa confusione. Per cui uno si trova magari ad aprire la mail che non è quella giusta. La cosa che si può fare è aprire una nuova scheda. Allora, in questa scheda io mi imposto come, diciamo, come questo account, quello scolastico, e con l'altra scheda utilizzo il mio account personale. Vediamo se vado su Gmail con questo account. Funziona, e con quest'altro avrò a disposizione i miei strumenti, ad esempio Meet.
in sostanza facendo un account, adesso passo di qui, facendo solamente l'account Google si aprono i vari account su quella che si chiama, diciamo, navigazione a schede. Mentre impostando il profilo di Chrome, come abbiamo visto su Google Chrome, si ha una navigazione indipendente per finestre, proprio perché ogni account è separato su una finestra indipendente. Per il momento è tutto, questa videoclip forse è un po' più chiara di quella che ho fatto precedentemente per impostare correttamente i vari account su Google. Il consiglio di utilizzare Chrome perché è compatibile al 100% con G Suite. Buon lavoro!